Siamo con Eleonora Giorgi, fresca campionessa dei Giochi del Mediterraneo, che tra due giorni volerà a Mosca per i campionati mondiali di atletica. C'è l'onore, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'intervista. Come procede la preparazione? La preparazione sta procedendo bene, adesso rimarrò a Milano fino all'11 di agosto, quando partirò per i mondiali di Mosca. Quindi questi giorni sto facendo poco, ormai sono gli ultimi giorni, i lavori più grandi li ho già fatti. Ok, l'anno scorso quando ti abbiamo intervistata prima delle Olimpiadi ti eri posta due obiettivi. Il mio obiettivo è quello di provare a fare il personale sulla 20 km e classificarmi nelle prime 15. Obiettivi pienamente raggiunti. Per Mosca che traguardi ti poni? A Mosca mi piacerebbe fare il mio record personale e arrivare nelle prime 10. So che è molto difficile perché ci sono 4 russe che giocheranno in casa, 3 cinesi, italiana Elisa Rigaudo, le portoghesi e le spagnole, però ce la metterò tutta e darò il massimo. La marcia occupa gran parte del tuo tempo, invece cosa fai quando non ti alleni? Quando non mi alleno ho molti impegni, diciamo che studio, sto frequentando l'ultimo anno di specialistica in economia delle pubbliche amministrazioni e istituzioni internazionali in Bocconi e mi mancano 3 esami alla laurea specialistica, poi mi piace molto cucinare e mi piace uscire con gli amici come tutti i ragazzi della mia età, ascoltare la musica e mi piace molto leggere. Ok, ora guardiamo insieme delle foto. Qui sei con un gruppo di amici. Sì. Come riesci a conciliare l'attività sportiva con l'uscire, l'incontrare amici, lo svagarsi? Beh, diciamo che bisogna fare dei sacrifici perché non si può uscire tutte le sere e fare tardi, però riesco comunque a ritagliare del tempo per i miei amici, per la famiglia, perché ritengo che siano molto importanti e mi aiutano nella vita di tutti i giorni. Invece quando ti sei laureata, quando abbandonerai l'attività agonistica, cosa vorrai fare nella tua vita? Ecco, questa è una domanda difficile, non so ancora cosa vorrei fare, ci sono molti lavori che mi piacerebbe fare, uno di questi è anche la giornalista, mi piace molto viaggiare e girare il mondo, però non so ancora cosa farò. Qui è sempre durante la tua laurea con tua mamma. So che sei molto legata ai tuoi genitori, quanto sono importanti loro per i tuoi successi? Loro sono molto importanti perché mi supportano e mi sopportano tutti i giorni, quindi a loro devo dire grazie perché mi accompagnano alle gare, infatti verranno anche a Mosca, sono venuti a Londra lo scorso anno e per me sono stati loro che mi hanno spronato ad andare avanti e che mi spronano anche adesso quando ci sono dei momenti di difficoltà. Ecco, Londra appunto, la tua più grande soddisfazione sportiva, ecco la foto di quando sei arrivata. Sì. Che traguardo è stato per te? Cosa vuol dire partecipare alle Olimpiadi e fare bene? Per me è stata un'esperienza bellissima e soprattutto vivere il villaggio olimpico, vedere tutti gli altri atleti di tutti gli sport, tutte le nazionalità. Poi diciamo, la gara è stata bellissima e fino adesso è stata la gara più bella della mia vita. Spero ce ne saranno molte altre da ricordare. E ancora quando ci penso ho la pelle d'oca, è stato molto bello. Il villaggio olimpico appunto, com'è vivere nel villaggio olimpico a contatto con tutti questi atleti di tutto il mondo e di tutti gli sport? Secondo me il villaggio olimpico si respirava un'aria diciamo quasi magica, perché eravamo tutti gli sportivi nello stesso luogo e tutti eravamo trattati nella stessa maniera e mi sentivo proprio una persona importante. Poi diciamo, per me partecipare alle Olimpiadi era il sogno che avevo da bambina e per me essere lì a Londra è stata già una vittoria. Hai avuto l'opportunità di girare molte città. Sì. Ce ne sono un paio che ti hanno colpito particolarmente? Sì, diciamo con l'atletica ho la possibilità di viaggiare, mi ha colpito molto Londra, che il percorso è stato bellissimo, lo scorso anno era vicino a Buckingham Palace e poi mi hanno colpito molto, diciamo lo scorso anno sono stata anche in Russia, a Saransk e ho visto che lì la marcia è seguita tantissimo, come tutta l'atletica, quindi mi ha colpito questo fatto e anche quest'anno a Mosca mi aspetto di vedere tantissimi tifosi sulle strade di Mosca. Ok, grazie per essere stata con noi, che vorrà seguirti martedì mattina alle 7:30 su Rai Sport, 13 sì. agosto, ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
lupo, sicuramente tutta Cabiate e tutta l'Italia ti farà per te, quindi un grosso in bocca al lupo. Grazie Crepi e un bacio a tutti.